Ehi, hey, lo sapevi che puoi supportarmi gratuitamente come creatore? Ti basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite? Uè ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vedremo insieme la falce al neon al 130. Sono molto curioso anch'io, lo ammetto, di provarla con questo nuovo setup di eroi, con la mia squadra sistemata, la falce al neon bella percata in maniera full percoro. Però qual è la cosa che vi voglio dire in anticipo prima di cominciare il video? Come vedete la mia falce elegante ha soltanto una perk di velocità d'attacco, oltre a quella di velocità di movimento che vabbè, però non va a influire sulla velocità d'attacco ovviamente. Mi ero accorto che però questa falce elegante non era velocissima ad attaccare, ecco, c'aveva un po' di quel senso di lentezza, no? Ed è per questo che questa falce al neon andremo a provarla con due velocità d'attacco. Non mi interessa che faccia malissimo, mi interessa divertirmi con questa falce, mi interessa spaccare tutti i piccoletti che si avvicinano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, se fa schifo, mi metterò il cuore in pace e modificherò ancora le perk, lo vedremo da soli nel video, quello. Però io penso che possa andare bene anche così. Raga, prima di cominciare il video, innanzitutto vi ricordo che potete supportarmi come creatore, beh, vi basterà inserire gratuitamente nell'item shop di Fortnite il nickname KinoTV. Detto questo, mi potenzio subito la nostra falce al neon. L'ho persa perché ho 1000 progetti oro. Scandola! Vediamo, vediamo. Fatemi sapere anche se volete un video sulla mia squadra Superstiti, un video su tutti i miei eroi, eccetera, eccetera, perché ve lo farei molto volentieri. Voglio sapere anche voi cosa ne pensate. Vabbè, detto questo, potenziamo la falce al neon. Eccola la falce al neon al 130! Grazie per l'entusiasmo del 130, adesso le ripotenziamo direttamente le perk. Dunque, elemento energia subito full percoro, livello critico. Le andiamo a modificare tutte insieme alla fine, così abbiamo modo di vedere. Allora, devo far caso a quanti epici mi rimangono perché potrei quasi averli finiti, eh. Potrei. Eccola qui, falce al neon al 130 full perk. Un sogno che si avvera finalmente. Non sapete da quanto che avrei voluto tirarmela su, raga. Non sapete da quanto, da quanto. Allora, vediamo. Al suono giapponese. Dov'è finita la falce al neon? Dov'è finita? Eccola qui. Vedete, livello critico, danni critici, danni, velocità attacco, sanguisuga vitale. Quindi io rilascerei la velocità di movimento, è un must. Ormai con tutte le perk non mi interessa né la corazza e né la sanguisuga vitale. Già non le utilizzavo prima queste perk, figurati ora con tutte le perk che mi ridanno la vita. Specialmente con le falci, che non è che ci siano tante perk ancora. Ce ne abbiamo per le spade, ce ne sono un sacco. Per le falci, asce, abbiamo quella perk in più che ci dà i danni, l'eroe che lo potenzia. Ma niente di che per ora. Comunque, livello critico. Qua invece abbiamo sempre livello critico, danni critici, efficienza energetica, attacco pesante, danni bersagli rallentati lo lasciamo perché il danno inflitto con quest'arma rallenta. Quindi procediamo. Velocità attacco. E velocità attacco 0,57 secondi va già bene. Vediamo, vediamo, dai, voi che dite? Magari durante il video scopriamo che un po' fa schifo e cambieremo direttamente le perk. Ecco la nostra falce al neon al 130 full perk. Me la metto subito nell'inventario. Sono stracurioso di provarla, raga, non so voi. Ah, però la velocità d'attacco c'è abbastanza. Direi che quasi quasi la posso anche tenere così. Gli ho lasciato una perk di danno perché ho visto che il livello critico anche così arriva al 30%. Però potremmo usare il Ninja Hero, quello che ho usato io nell'altro video, in modo che incrementa il livello critico di tutte le armi, e cambiare quella perk di danno e metterla in danno critico, per farvi capire. Vi faccio vedere a fine video, ora non divaghiamoci troppo. Bello, bello, mi piace già.
Beh, diciamo che non è che faccia malissimo, però molto divertente da usare. Magari il mucchio fa ancora più male. Ottimo. Il raggio solare, raga, quindi abbiamo un po' più di danno sugli attacchi, ovviamente. Però mi sembra già bella abbastanza veloce così, eh? Senza dovergli mettere un'altra perk. Bello anche l'attacco alternativo. Bello bello. Sapete, è la prima volta io, onestamente, ve lo dico proprio onestamente, è la prima volta che provo la falce al neon 130 full perk. Davvero, raga. È la prima volta. Bello, divertente da usare. Mi piace un sacco, sapete? Penso proprio di tenerla così. Certo, probabilmente contro gli zombie grossi non è il massimo, però alla fine chi è che la va a usare contro gli zombie grossi, diciamo? Beh, l'attacco alternativo l'ha quasi ammazzato il mostro della nebbia, non vorrei dire. Poi con questo eroe recupero anche l'energia, quindi qual è il vero problema? Aia. Non scappare. Bella, veramente, veramente divertente da usare, vi dico la verità. Poi con la velocità di movimento dà un po' l'aria di avere in mano un piccone, no? Essere in grado di spaccare tutto. A me mi dà quell'idea, non so voi, raga. Abbiamo lo smasher, raga. 1, 2, 3. Vediamo se riesco a respingerlo con l'attacco alternativo. Beh, dai. Not bad, diciamo. Not bad. Mamma mia, questi con lo scudo. Guardate quanto sono buggati, guardate, eh. Ah no. Stranamente. Bello andare a rompere le scatole agli smasher che dormono. Aia, via. Ah, tutti sti zombie. Tutti sti zombie. L'arma in sé comunque è molto molto bella. Poi, raga, sta a voi decidere come percarla, anche l'utilizzo che potete dargli. Io volevo mettergli due velocità d'attacco per averla molto molto veloce, però è abbastanza veloce così, sinceramente, rispetto all'altra falce. È molto molto veloce. E l'unica cosa, la perk di danno, che purtroppo per ora, dico per ora, questo eroe, se vedete, non ci incrementa il danno critico, ci incrementa proprio il danno della falce del 62% contro i nemici rallentati. Quindi, tra virgolette, mi è data anche un po' di fortuna perché la mia falce rallenta, meno male. E poi la falce applica 30% di trappola per 2 secondi. Io appunto ho lasciato la perk di danno perché abbiamo questo equipaggiamento di eroi. Esce le pelle di pollo. Cioè, purtroppo abbiamo solo questo disponibile. Aspetteremo che sicuramente usciranno altri eroi con altri bonus. Adesso diamo il tempo comunque all'Epic anche di vedere come va il sistema, cosa ne pensiamo. Noi continuiamo a giocare, continuiamo a provare. Tanto ci mettiamo in prima persona a provarle le cose in partita, cercare di farvele vedere anche voi. E niente raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa falce. Voglio sapere assolutamente la vostra opinione. E detto questo, non temete perché ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella. Vabbè, non lo so. Basta.